Quello che condivido di più è quello che dice che le parole sono un ponte, perché soltanto utilizzando le parole giuste una persona e un'altra possono trovare un punto di incontro a un certo punto della loro esistenza. Allora, sì, no, ovvero il teatro aiuta a fingere di essere diversi da come si è, e questo in rete è già molto molto forte, però è vero che il teatro velocizza i processi di pensiero, e questo ovviamente aiuta nel pensiero veloce che serve sui social, peraltro possibilmente senza dire sciocchezze, perché l'allenamento al pensiero veloce tende ad aiutare a non dire sciocchezze solo perché si pensa velocemente.